Oh, buonasera, buonasera per noi. Allora, sono con Andrea Moro, che conoscete, ciao Andrea. Allora, io e Andrea abbiamo passato le ultime 2 giornate a cercare di chiarirci le idee su quello che sta succedendo. Ora, quello che sta succedendo è facile da descrivere. C'è meno casino di quello che ho dato un'occhiata. Sembra descrivere i media italiani, però per standard americani c'è un casino infinito. Insomma, c'è abbastanza casino. Sì, Beh, appunto. Sì, vabbè, non è che non si può vivere. Io sono qua, se lui. Io sono qua, se lui. l'altra sera c'è il coprifuoco qua. Hanno In dato alcune fuoco. downtown hanno messo il coprifuoco. Allora, primo punto, il senso dell'ordine degli americani è una cosa unusual per noi, per cui le reazioni sono folli, per standard nostri. No, cosa pensi? Ma Chi è che ci chiama? reazione di non era mia. Reazione di cosa intendi La della reazione law and order. beh, cosa dire? C'è anche ci sono anche città sotto assedio, cioè a Nashville hanno dato fuoco al tribunale. Quindi che ti devo dire? È il tribunale che prende fuoco, insomma, non mi pare una cosina da poco. Però sì, Allora, però forse percepirete, andando avanti, che abbiamo, come dire, direbbe uno psicologo, una gestalt un po' diversa, sì, abbiamo visto la bestia è la stessa, solo che lui vede un coniglio, io vedo qual è l'alternativa al coniglio nella famosa storia del micro. Una no, è che c'è pollina. un po' di tutto, ovviamente. Questo è un po' difficile. Allora, vediamo le cose che sono scontate. La polizia, ed è un problema storico che è andato aggravandosi dopo settembre 11, la polizia americana in media, per carità, ci sono eccezioni, sono anche tentativi di metterli a posto, ma sembrano funzionare, è di un abuso della violenza. Che per standard europei fa Beh, schifo. insomma, Da cioè, a me città sono potrebbe. glorificati, eh? Cioè, c'è un. Infatti, stavo partendo un po' dall'evento chiave, no? Perché a parte che sono successi tanti eventi in queste Esatto. settimane, però partendo dal caso C'è quello dello SWAT team che entra nella casa sbagliata, fa fuori la signora che non c'entra niente e dice: Oh, scusate, mi ha sbagliato casa. C'è una roba che dici. no, a me verrebbe da dire, cioè a me veniva da dire che è ovvio che la polizia selezioni persone che sono più propense alla violenza e questa violenza da parte delle forze dell'ordine succede un po' dappertutto. E su Ed questo è sono d'accordo, io purtroppo, sono dell'opinione. è un fatto anche che strutturale che è difficile da correggere, insomma, no? Cioè, pensiamo al caso in Italia del ragazzo ucciso, no? Cucchi, mi pare, no? Certo. Ragazzo ucciso a pugni in caserma, insomma, poi la caserma di Genova, eccetera, eccetera. Insomma, casi così ce ne sono un po' dappertutto, casi, diciamo così. Non proprio così forse, ma casi di violenza da polizia o delle forze dell'ordine ce ne sono. Che qui siano eccessivi si accompagna un po' a una cultura della violenza che è tipica degli Stati Uniti. Ecco qua, guarda, messaggio del sindaco, coprifuoco alle 10 di sera, appena arrivato. Appena arrivato. Questo io l'ho tenuto a casa per fare la Sono le registrazione. 10:20, è arrivato in Qui sono le ritardo. 10:20, per quello mi sto facendo la Guinness. Anche quello di 10:20, è arrivato in ritardo, per fortuna non Appunto, sono. no, qui, lui a Nashville, io sono St. Louis, siamo a un tiro di schioppo quest'anno. Comunque, no, pensavo proprio a questo quando ho visto quell'evento. Cioè, le cose che mi sono saltate alla mente quando ho visto quel povero uomo morire sono tre, secondo me, che sono un po'. Sono tutte assieme in quel fatto. Cioè, uno è il razzismo, che per carità in quel caso lì è anche un po' difficile da giudicare, però insomma poi possiamo fare un discorso più macro su quello, no? Però è una possibilità, cioè, però è difficile dire se quel poliziotto non avrebbe fatto lo stesso con un bianco. Vabbè, il secondo fatto è l'uso eccessivo della violenza, e anche lì è un discorso che uno può dire ma non sappiamo cosa è successo prima, eccetera, a parte, però il fatto è che dopo 5 minuti che il tipo sta fermo, dopo 5 minuti che uno sta fermo e che la gente ti dice dai un'occhiata, controlli il polso, eccetera, a me viene da dire che 9 il minuti primo. e i suoi 3 colleghi hanno ridacchiato. Esattamente. E tre Tra l'altro, colleghi adesso sono parlano. usciti degli altri filmati che mostrano che l'avevano menato prima come delle bestie. Quello non l'ho visto. Dentro la macchina.
dentro la macchina hanno provato a tirarlo fuori, non è nato con le vesti, non mi sembrava, però insomma l'hanno tirato fuori, il tipo era abbastanza tranquillo, comunque non, insomma ci sono dei momenti, delle pause in cui ancora non si sa. Però a me verrebbe da dire che una persona del genere e il suo collega che stava lì a guardare, nonostante le ripetute richieste da parte della gente, nonostante il sapere di essere ripresi pure, a me viene da dire che questo è un malato mentale, ha qualche forse forma di sociopatia, che non so neanche come definire, perché razzismo è una soglia molto più bassa, tu definisci razzista uno a cui non piacciono i neri, non piacciono un'altra razza, li tratta male, però di lì a uccidere una persona dopo 5 minuti a sangue freddo è un'altra cosa, capisci? Perché lì è stato a sangue freddo, cioè capisco, anche tornando al discorso della violenza della polizia, capisco, cioè non capisco, ma è possibile che di fronte a una fase concitata in cui c'è uno scontro fisico con uno tira fuori la pistola, si mette a sparare e c'è uso eccessivo della forza e questi ci sono dei morti. Però qua non c'era concitazione, non c'era rabbia, non c'era, il tipo era fermo, si sono seduti in quattro su questo, dopo un po' sono rimasti solo lui, solo il tipo col ginocchio. A me la cosa lascia un po' basita, però chiaramente il caso poi, non so se si farà chiarezza sul caso, però è indipendente, insomma, poi i discorsi sono un po' tutti indipendenti, cioè c'è magari un po' di malattia mentale che comunque è andata, non è stata vista prima, a quanto pare il tipo aveva dei precedenti di violenza, quindi insomma anche lì, cioè l'autorità della polizia non ha saputo intervenire. L'altra cosa, siccome questo è accaduto a Minneapolis, dove siamo tutti e due, diciamo, conosciuti, ma rivisti dopo esserci conosciuti a Filadelfia nel 96, siamo rivisti nel 99, quando io sono andato lì e Andrea era già arrivato. Sì. Minneapolis è città molto liberal, molto democratica, molto aperta, con amministrazioni democratiche da quasi sempre, e nonostante questo la capacità di controllo politico sulle forze di polizia, come vedete, è quella che è. Questo è un altro problema. Sì, in realtà questo era quello che è apparso a noi, che chiaramente avevamo anche una visione un po' distorta forse, però in realtà è una delle città, per esempio, in cui le differenze razziali su per esempio esiti scolastici sono molto alte. Pare che sia dovuto al fatto che ci sono molti immigrati dall'Eritrea, sai, negli anni tanti. Sì, c'è la zona. Mi pare che sia dovuto a quello, però... Riusciamo però, ci sono grosse disparità sociali e razziali più che in altre città, insomma. Quindi il problema della polizia, a quanto pare, a Minneapolis non è nuovo. Anche se io non l'avevo colto, vivendo sette anni. Io non me ne ero accorto, sette anni, no, sette, otto anni. Una molto progressista, sì, è anche a me, insomma, devo dire che ha fatto un po' di impressione. Poi quegli eventi lì sono successi non tanto lontani da dove vivevo io, insomma, non proprio dove vivevo io, però sud di Minneapolis, sa, 2-3 chilometri da casa mia. Quindi, insomma, fa una certa impressione, sicuramente. Ha fatto una certa impressione. E poi ha fatto una certa impressione anche un po' vedere tutto il resto, cioè la reazione della gente, che è chiaramente comprensibile, e al tempo stesso la controreazione delle forze dell'ordine di cui parlavamo prima, no? Cioè, questi eccessi violenti da parte della polizia, che vedi, cioè a me le due cose mi hanno un po' lasciato un po' così di stucco e mi hanno fatto pensare. Una è l'episodio in cui una troupe della CNN stava riprendendo una squadra di poliziotti in una zona abbastanza vuota, non c'erano rivolte, non c'erano... Insomma, erano ben lontani dalle manifestazioni. Questo giornalista chiede al poliziotto, a uno dei poliziotti, dove deve mettersi. Il poliziotto non gli risponde. Dopo un minuto il poliziotto gli mette le manette. Nonostante fossero lontani dalle manifestazioni, nonostante il giornalista avesse chiesto dove dovesse mettersi. Nonostante fosse platealmente un giornalista. Fosse chiaramente un giornalista. Tanto di crudi filmati dietro. Hanno messo le manette al cronista, al produttore e poi al cameraman, che ha lasciato la telecamera per terra, insomma, a riprendere, e dallo studio, chiaramente. Cioè, quando cominci a colpire così la stampa, a me, insomma, un punto di domanda te lo fai. No, perché ci sono delle cose, insomma, delle soglie che quando le valichi ti chiedi in che paese vivi, in sostanza.
quando vengono valicate, intendo. L'altro episodio è quello, sempre a Minneapolis, in cui si vede questa scena della, durante un coprifuoco, in cui la polizia passa in una strada assolutamente vuota, a velocità abbastanza... Una strada residenziale con delle casette. Una strada residenziale in cui, più o meno simile a dove vivevo io, insomma, molto simile, se ti ricordi. C'erano delle persone sulla soglia che guardavano queste qua passare e il poliziotto o il militare della Guardia Nazionale, penso, forse, gli spara un cannonata di paintball, non so quello come si chiami, insomma. Sono cartucce di gomma con dentro... Con dentro non c'è nessuno, se ti prende su un occhio ti acceca, cioè non lo so. Senza nessun motivo, senza nessun motivo. Adesso puoi andare a giustificare, c'è il modo di giustificare sta roba. Sono anche loro umani, hanno paura, per carità, e coprifuoco assumono che chiunque sia fuori possa essere pericoloso. Ma questi non erano fuori, insomma... Erano a casa loro, erano sul porcio di casa loro. Sono dei gradi in cui devi ancora anche saper valutare, no? Il punto di fondo, cerchiamo di andare al di là delle ordine, magari episodi ce ne sono. Il fatto vero che l'America è diventato molto più violenta in questi ultimi anni, secondo me, è iniziato il trend col 2001, con la santificazione delle forze di polizia e dell'atteggiamento di paese assediato. In realtà Trump è anche il prodotto di questo, cioè dal 2001, e su questo hanno cooperato tutti, la minaccia, chiamiamola, del terrorismo arabo è diventata una minaccia generalizzata, se poi aggiunto il mito della Cina che ci invade, gli emigranti, e questo ha costruito una atmosfera, secondo me, diffusa, a cui Hollywood ha cooperato, i media hanno cooperato. Scusami, viene una parentesi polemica, cioè Hollywood tutta molto libera di sinistra, metà della sua roba, letteralmente metà, diffonde l'ideologia del paese assediato, la violenza, noi buoni, tutti gli altri cattivi, gli spacchiamo il culo, facciamo delle cose mostruose. Questo, secondo me, oggi, ed è un'America diversa da quella che mi ricordavo io 40 anni fa, ha creato un paese che dentro, da un lato e dall'altro, ha un desiderio di rabbia, di violenza, di spaccare tutto, che è anche un po' sorprendente, perché nella vita mia quotidiana non l'ho mai vissuta, non l'ho mai incontrata. Però c'è, e l'altra caratteristica è che in piazza a fare a protestare ci sono soprattutto giovani bianchi, neri, che non si può dire afroamericani, scusate, a me viene questa parola qua perché in italiano si dice così. Si può dire black, si può ancora dire black anche in America. Sì, ma non è. Ispanici, eccetera. Estremamente chiara anche la divisione generazionale. Secondo me su questo ha contato anche l'effetto chiusura, caldo, eccetera, in certe aree. Però, insomma, è marginale alla fine, no? Non possiamo attribuirlo a quello. Del Covid, dici? Sì. Può darsi sì. Un po'. Sì. La gente aveva credo in parte, sì. Insomma, ci sono stati modi di uscire di casa. Lo so, certo. Il problema vero è che la cultura della separazione, della violenza, della cittadella assediata da un lato che deve difendersi in ogni mezzo e del senso che dall'altro parte c'è un tentativo plateale di regime reazionario, ultrabianco, eccetera. Il fatto che Trump sia un razzista e che abbia sempre manifestato, no? Queste sue tendenze, credo che non possiamo celarlo, e probabilmente motiva parte della reazione. Ci sono le elezioni in arrivo, e qui forse l'analisi più difficile è la seguente. Il mondo liberal americano ha deciso prima che il Covid e adesso questo sono gli strumenti per scalzare Trump dalla sua posizione. E qui io ho severi dubbi che questo funzioni. Non so cosa pensa Andrea. Anch'io. Perché c'è una grossa fetta dell'elettorato che invece vuole sparare contro i dimostranti, come vuole Trump, cioè che segue esattamente alla lettera le... Cioè Trump parla al suo elettorato o no, perché non è che si inventa le cose. Trump parla al suo elettorato. Quando dice... com'era quella frase? When the looting starts, when the shooting starts, parla esattamente al suo elettorato. Cioè, l'elettorato che meglio forse dire per chi ci ascolta che quella frase lì è proprio una frase scelta non a caso, no? Sì, una frase che risale agli anni 60 durante le manifestazioni per i diritti civili. Mi pare che adesso non ricordo bene, era un governatore della Miami, è il capo della polizia di Miami. Credo di ricordarmi abbastanza bene. È una roba della seconda metà, fine degli anni 60,
ed è una minaccia della, della che viene, credo, una, viene da, da Miami. Possiamo cercare, ma sono abbastanza. Sì, sì, era della Florida, mi ricordavo anche. Certo, vieni. Dopo fosse il governatore, comunque non è importante. Sì, non è importanza. Comunque, il punto. E, beh, e poi oggi il suo annuncio ancora che governatori siete autorizzati a usare la Guardia Nazionale, cosa che lui non deve fare perché non ha niente da autorizzare, i governatori sono perfettamente liberi di fare quello che vogliono, però lui ribadisce, continua a dire ste robe ai governatori, perché chissà perché, ma comunque le dice, chiaramente vuole lanciare un messaggio. Beh, chiaramente fa propaganda elettorale, cioè il suo è i governatori, in particolare Cuomo, che non lo fanno, infatti Cuomo ha ceduto e ha imposto. E poi ha aggiunto, se non lo fate vi mando di esercito e ci penso io per voi. Ha aggiunto questo. Anche lì, cioè, l'esercito degli Stati Uniti non è che sia stato usato tante volte all'interno degli Stati Uniti. L'esercito serve per proteggersi dall'esterno. All'interno c'è la Guardia Nazionale che è sotto il comando dei governatori. Ho controllato proprio oggi, perché non mi ricordavo male, un episodio in cui è stato mandato l'esercito è stato al contrario, durante la desegregazione. Il caso dei 9 ragazzi di Little Rock che hanno desegregato la scuola bianca negli anni, fine anni 50, il governatore si era opposto, aveva mandato la Guardia Nazionale a impedire ai ragazzi neri di entrare nella scuola, e Eisenhower ha mandato l'esercito a impedire la Guardia Nazionale di a fare in modo che entrassero i ragazzi a scuola. Quindi in quel caso lì è stato usato l'esercito per sotto ordine del presidente per permettere a questi ragazzi di entrare a scuola. Quindi è possibile effettivamente, però sai, in questo caso qua ovviamente ti preoccupi che Trump, anche lui, non so come definirlo, sembra un psicopatico anche lui, insomma, cioè è preoccupante perché c'è questa discesa del paese nel fascismo che noti da queste piccole cose, non permetti più alla stampa di parlare, non minacci la gente, anche a New York queste scene delle macchine di polizia che sfrecciano in mezzo ai dimostranti, insomma, sono tutte scene preoccupanti che ti chiedono davvero dove stiamo andando. Sulla violenza non lo so come cosa dire, sulla violenza che dal 2001, certo dal 2001 c'è stata una concessione sempre maggiore all'autorità centrale di fare cose che prima non si potevano fare. Possono invadere la nostra privacy molto più di prima. Il Patriot Act ha creato quello che poi abbiamo conosciuto da Snowden. Certamente fa parte di tutto questo contesto. Da cosa derivi non so se è difficile dirlo. Certamente c'è una polarizzazione estrema, che sta diventando estrema, dovuta a disuguaglianze che aumentano. Insomma, fattori che ci sono un po' dappertutto, che succedono un po' dappertutto, effettivamente. Non lo so. Sì, devo dire che stando qua a ragionare ti si blocca un po' il cervello, no? Pensavo di avere cose più intense da dire, invece è tutto da un lato ovvio, dall'altro difficile da restare, perché va detto, ecco, che mentre da un lato, e questo credo sia il grande problema del mondo liberal americano, ma anche mondiale, mentre da un lato sembra esserci una unità di intenti, è un capo. Trump agisce come un capo. Sì, sì. Ah, sicuramente. E infatti l'altra cosa che stupisce è il totale silenzio, esatto, dei capi repubblicani, vorrei dire. Dei repubblicani. Il Partito Repubblicano completamente allineato, e dal lato del Partito Democratico, cioè quella che è l'opposizione che cercherebbe di scalzarlo, una incapacità di dirigere questa rivolta, o chiamiamola come vuoi, questa protesta su dei canali che servano, perché poi alla fine, per esempio, una cosa concreta è riuscire a abolire la, come si chiama, la immunity, non mi ricordo più la parola che viene prima, la specie di la supposizione di immunità, cioè che il poliziotto è innocente, e anche se ho capito. Sì, adesso c'ho un po', forse anche per la tensione mia. Parli dell'ora, c'è sull'ora della prova? Da dove doveva venire l'ora della prova? Vabbè, che l'ora della prova è estremamente... Sì, è più basso. Sì, vabbè, ovviamente c'è un motivo per cui ci sono queste cose, no? Cioè, vuoi un attimo... Comunque, vabbè, non so neanche se sia lì il problema, sinceramente.
Adesso stavo pensando. Sì, qualified immunity. Adesso ho cercato, ma non mi veniva. Cioè la necessità di provare che fuori di ogni dubbio l'omicidio è avvenuto perché hanno violato una serie di stazionari di regole codificate di comportamento. Siccome le regole codificate di comportamento implicano che quando loro ritengono di essere in pericolo sono autorizzati a giudizio loro all'uso della forza letale, come viene chiamata qui, lethal force, cioè di ammazzare. È chiaro che ti trovi in una situazione in cui è praticamente impossibile provare che c'è un omicidio, o meno che questo qua, finché spara un attimo prima di sparare un attimo dopo, non registri da qualche parte, scriva, dica al marito o alla morosa o alla moglie: lo volevo far fuori quel disgraziato perché lo odio, robe del genere, quindi anche se non ero in pericolo l'ho ammazzato. Perché fondamentalmente la valutazione è che se l'altro si muove può costituire un pericolo. Di episodi del genere abbiamo a decine, no? A me ha mosso le mani, sembrava che le mettesse in tasca, sembrava avesse una pistola, aveva un grissino. Vabbè, quello è la giustificazione. Eh? Quella è la giustificazione di solito, no? Pensavo che avesse qualcosa in tasca e gli ho sparato. Esatto, questa è la tipica. Quindi, Pensavo volesse fuggire ed aggredirlo. di solito Cioè, quello abbiamo avuto episodi, quello sparato. famoso, no? Di gente sparata alle spalle mentre fuggiva, e la risposta è stata: ho temuto per la mia vita perché pensavo che si girasse finché fuggiva, mi venisse addosso e mi uccideva. Era lontano 100 metri, correva a gambe levate, e comunque No, generalmente serve Ecco, scomodare. per esempio, però questo è un tipo di legislazione che c'è, stabilita da lungo tempo, è folle, a mio avviso. Se queste proteste, questi riots possono servire a qualcosa in positivo, ovviamente possono servire per riuscire a portare a un'eliminazione di questo tipo di legislazione. Non servirà Questo. questo. Ah, se ho letto bene, ci sono un paio di congressmen democratici che hanno presentato una proposta di legge, Michele, ma il hanno è ucciso. completamente fuori, eh? Dopo il. Come vedete, stiamo parlando a ruota libera, non abbiamo proprio organizzato. Sì, no, ma stavo dicendo, se non hanno cambiato le leggi, dopo che hanno ucciso, non mi ricordo più quanti bambini in una scuola elementare, bianchi, capisci? Sono state fatte le proposte di legge per limitare l'uso delle armi d'assalto. Sono andati avanti a parlarne per 2 settimane e poi è tornato tutto calmo. Cioè, bambini bianchi in una scuola elementare, capisci? Ma non dalla polizia, eh. No, la polizia non No, lo non vorrei che diessimo l'impressione che questi fa. bisogna No, fare. sto parlando di un caso in cui c'è stata una sollevazione popolare, diciamo, per carità, tutta da parte di una parte della popolazione, no? Però, insomma, c'è stato. C'era Obama in presidenza, insomma, non è successo niente. È molto difficile cambiare certe cose, insomma. Molto difficile. E come dici tu, no, non c'è un silenzio totale da parte dei repubblicani. A me, anche lì, Biden, cioè 2 settimane fa Biden se ne esce con questa sparata che se sei black e non voti per me, ah no, se non voti per me allora vuol dire che non sei black. Cosa c'è di più razzista di una frase del genere? Vuol dire negare l'indipendenza a delle persone, cioè, e chiaramente i black si sono un po' incazzati, ma come si permette di dire una cosa del genere? Capisco che non voto per Trump, però non puoi dire una cosa del genere. E questo è quello che arriva dalla leadership democratica, insomma. Questo è quello che si sono scelti. Si è riuscito a fare solo quello e allora qui va capito, no? Cioè, nella cultura americana la nozione di manifestazione, la nozione di protesta, per una tradizione antica che risale agli anni 20, adesso voglio discutere se ci sembra poco democratica o meno, cerchiamo di valutare per quello che è estremamente più ristretta che da noi. Cioè, tipicamente la manifestazione qua si fa sui marciapiedi, per esempio, non per bloccare il traffico. Quindi il blocco del traffico e l'occupazione della strada è rara, avviene Ma per si è manifestazioni fatto. molto bene, beh, avviene manifestazioni Durante i molto diritti civili, organizzate, con grande anticipo, eccetera. il famoso ponte di Selma negli anni 60, insomma, durante i diritti civili ci sono state anche Sì, occupazioni. ma Però. non è considerata una cosa normale. E in particolare, ecco, essendo un paese dove il senso della proprietà, grande o piccola che sia, è molto forte. C'è, direi, una diffusa unanimità sul fatto che se fai la manifestazione non spacchi i negozi. Mentre notoriamente in Europa, specialmente Francia, Italia, eccetera, l'idea che comunque si sfasciano le vetrine purtroppo accettata, adesso va anche detto, no,
mentre uno può capire, facendo lo sociologo, il psicosociologo, la reazione di rabbia e di frustrazione della gente, è anche vero che è inutile stare lì a spiegare, come alcuni fanno, che siccome un delinquente psicopatico ha fatto fuori una vita umana in una maniera brutale, allora altri sono giustificati a rompere negozi a go-go. Perché notoriamente non porta a niente questo tipo di sfogo, quindi cioè, a questo livello minimo di razionalità lo vuoi usare, no? Puoi capire la reazione nell'immediato, nelle 24 ore seguenti, eccetera eccetera, che poi questo continui. Abbiamo visto ormai la quantità di filmati che mostrano che ci sono i provocatori, che c'è gente che non si capisce cosa sia, che addirittura paga i manifestanti mettendogli i sassi in mano. Obiettivamente c'è. Il punto vero, a me pare, che l'opposizione al tentativo autoritario di Trump non esiste. Esiste una massa piuttosto grande di giovani bianchi e neri, incazzati neri, che hanno voglia di spaccare tutto, a cui questo senso di oppressione pare insopportabile, vogliono la vendetta fondamentalmente, e non c'è una canalizzazione di questo nella lotta politica, neanche da parte dei leader della comunità nera. In tutto questo, per esempio, uno come Obama, sarà che il ruolo di ex presidente deve stare al di sopra delle parti, c'è una tradizione per cui non può mettersi a fare il leader, però mi pare che sia perfettamente irrilevante sia quello che fa sia quello che dice. O no? Cioè, io non l'ho visto. Sì, sono d'accordo. Cioè, non stavo pensando a cosa potrebbe fare, onestamente. Cioè, il problema, secondo me, è anche che... No, no, manca proprio il radicamento sociale, le organizzazioni che canalizzino, che organizzano le manifestazioni. Questa roba qua passa. L'ordine che impediscano la violenza, hai capito? Le manifestazioni sono spontanee e o si auto-organizzano, ci sono state moltissime, la maggioranza delle occasioni si sono auto-organizzate, adesso capiamolo, nella maggioranza delle manifestazioni che sono avvenute, chi le ha fatte, che sono organizzazioni spontanee, si è anche auto-organizzato per evitare i casini. Cioè di foto, di cordoni umani che proteggono questo o quello, ce ne sono a centinaia. Però paese grande, la quantità e quindi c'è un numero grande a sufficienza di episodi di distruzione e basta, che ovviamente anche qua in media sono abbastanza uguali da tutti i punti. La manifestazione pacifica, cosa volete, non porta tanta audience. La manifestazione che esplode da fuoco al tribunale di Nashville, mi sono sicuro che l'hanno guardata molto di più. Sì, va detto, appunto, hai ragione, cioè nel senso che questa roba qua prima o dopo finisce, un po' fra una settimana si saranno stancati. Ah, certo. E purtroppo non porta nessun cambiamento. Resterà chi porterà avanti tutta questa, non si sa, non si capisce, probabilmente non succederà niente. Per questo sono pessimista, secondo me non succederà niente perché questa roba qua finisce e poi non c'è nessuno che canalizza questo sentimento di oltraggio, di tristezza, di disperazione che comunque resta, però resterà lì, insomma, soffocato, e poi si risolverà fra un po'. E nel frattempo siamo però abbiamo messo un'altra tacca sulla normalità di mettere in prigione le truppe del CNN, è ok mettere sotto assedio le città, è ok mettere, fare le curfew, fare il coprifuoco la sera, che onestamente, cioè, io mi stupivo, cioè non ci stupevamo, abbiamo fatto una nazione intera agli arresti domiciliari col Covid, adesso è normale, no? È normale fare il coprifuoco alle 10 di sera, mi ha detto Alberto prima, a Los Angeles alle 4 del pomeriggio, cioè non lo so, alle 4 del pomeriggio non esce a Los Angeles, non lo so, cioè sono cose folli, se ci pensi. Sì, no, l'unico report che mi sembra di dare è che tutto questo finirà tragicamente in niente per l'incapacità della dirigenza, a questo punto, democratica o parte della repubblicana che non si identifica in Trump, che ormai è residua, è molto poca, di canalizzare tutto questo in atti legali, concreti, di modificazione delle leggi, delle regole a cui le forze di polizia sottostanno. E di aprire un dibattito nazionale vero, di cui questo paese ha bisogno, sulla tolleranza e la violenza, sull'idea che la violenza di Stato, la violenza ufficiale, la violenza indivisa è sempre giustificata e anzi più estrema è, più sembra un film di Hollywood, quindi abbiamo ragione. Dall'altro punto c'è plateale una fetta della popolazione, non maggioritaria,
però incazzata nera, che ha voglia di spaccare tutto, e dall'altro lato invece c'è un'altra fetta, minoritaria anche quella, ma molto più grossa della precedente, secondo me, che proprio perché ha identificato, ha interiorizzato totalmente l'idea di l'America sotto assedio dal mondo, reagisce appoggiando qualsiasi forma di esibizione della forza militare, perché chi non è con Trump è contro l'America. Questo mi sembra anche un fatto acquisito. Quindi non è una buona cosa, cioè non è una situazione in cui anche questo è un ulteriore cambio. Io sono forse un po' ossessionato al 2001 perché l'ho vissuto come un'enorme svolta nella libertà americana. Si vedeva allora, si era notato subito allora, però sì. Nessuno ha fatto niente, no? Cioè, no, anzi, in quel caso la reazione fu comune. Io mi ricordo la reazione della Clinton e della dirigenza democratica di totale appoggio, solidarietà e allineamento con le posizioni oltranziste e strumentali dell'amministrazione Bush, che utilizzò il tutto, no? Perché non si poteva parlare, cioè anche quando il dibattito sul Patriot Act, chi osava opporsi, cioè i democratici hanno dovuto un po' accettare, perché se ti opponevi sei anti-americano, bisogna dare il potere allo Stato, bisogna dare il potere allo Stato di fare queste cose qua. Ecco, il fenomeno che abbiamo visto, almeno io, a cominciare a emergere in Italia, per carità, neanche che nessuno si equivochi, neanche lontanamente, come dire, nella quantità o nella forma estrema in cui è qua, però io l'ho visto emergere attorno alla questione del lockdown, del Covid, eccetera, in cui se per caso contesti ciò che la maggioranza considera o l'opinione pubblica ufficiale considera un'azione nell'interesse della collettività, allora sei un nemico della patria. Qui è moltiplicato per 100, e quando ci sono questi fenomeni che vengono percepiti di aggressione violenta, terroristica, eccetera, negli Stati Uniti scatta, diventi appunto, il diritto di critica salta, diventi nemico del popolo. Va detto che vale anche dall'altra parte questa forma di estremo. Infatti tu prima, Andrea, prima prima abbiamo chiacchierato un attimo dicendo beh, cosa diciamo, mi faceva osservare che vale anche dall'altra parte, cioè il tentativo di alcuni, anche suo, di far osservare in certi ambienti, ma guardate che distrugge centinaia di botteghe di gente alla fine non particolarmente razzista né particolarmente ricca, fa solo danno, la risposta che ti viene è ma allora non hai compari due scarpe rotte con la vita umana. Ed è a tutti i livelli. Che è lo stesso ragionamento di quelli che ti facevano dire, che ti rispondevano quando ti facevi osservare che forse andare a correre nei campi era legittimo, che la vita umana non ha prezzo, quindi cosa ti costa stare a casa o andare a correre nei campi? No, devo dire... È la logica che è uguale, non la gravità e la profondità. Cerchiamo di non mettere in bocca meno a me, perché l'ho detto io queste cose che non ho detto. La modalità di pensiero, l'atteggiamento di pensiero è uguale. Poi uno è estremamente più grave dell'altro, ovviamente. E vale, stavo dicendo, vale a tutti i livelli, nel senso che un video del genere, se lo stessimo facendo in inglese, io mi sentirei a disagio di farlo. Ce lo dico sinceramente. Perché, non perché ho detto cose strane, ma perché se dici una parola sbagliata, cioè, ti attaccano in tutti i modi, insomma, come l'esempio che hai fatto prima, non si può più dire che è sbagliato rompere le finestre, perché sennò sembri razzista. Non puoi parlare, cioè, a livello accademico poi sta diventando sempre peggio, ci sono dei temi di cui non si può parlare proprio. Sì, questa è una cosa che a livello accademico soffriamo da tempo. Io personalmente, infatti, forse una delle ragioni per cui ormai è un decennio che mi sento molto estraneo a un certo mondo, perché un certo tipo di dibattito in cui vorresti provare a entrare è proibito cercare di sollevare. E questo crea ulteriore... Ecco, questo forse è questo fenomeno generalizzato mondiale, che non si capisce da dove venga la paura, perché il mondo di per sé... Se uno lo guarda bene, insomma, è infinitamente più sicuro, ricco, benestante, vive bene che non anche solo 50 anni fa. Eppure, in tutto il mondo occidentale, al contrario di quello asiatico, vi è sempre più diffusa, non per tutti, no? Ma vi è sempre più diffusa per ragioni diverse, una sensazione di profonda insicurezza, di essere minacciati e quindi doversi difendere costi a tutti i costi.
costi. Stiamo parlando, adesso entriamo in un altro discorso, no? Cioè il discorso delle disuguaglianze, no? Chiaramente sono diminuite a livello globale, ma sono aumentate a livello interno nei paesi occidentali. Quindi sì, ma secondo te è solo quella la cosa, Andrea? Cioè che c'è... Perché questo potrebbe spiegare, se fosse vero, in parte secondo me c'è, parte di questa gioventù in piazza scatenata è la gioventù che è stata licenziata, che a cui è stato detto a casa a fare niente perché non c'è bisogno di voi, perché c'è il Covid. Vabbè, o già prima vivevano male perché sono quelli che non stanno nella parte dinamica dell'economia. Può essere. Dall'altro lato però, no, allora, quelli sono gli have nots, di altra parte sono... Supponi che sia, se stai la gioventù, che non lo so, magari la gioventù... Beh, in piazza vedo giovani, guarda, ne ho guardati come... Lo so, però per cercare di capire avrò guardato 500 filmati. Supponi che siano giovani solidali con gli... Beh, ma sono incazzati neri. Perché io posso anche essere stato solidale quando avevo 18 anni, non è che però per la prima pietra che beccavo spaccavo vetrine. Lasciami fare questo ragionamento. Sono incazzati nelli, diciamo che sono incazzati nelli perché sono solidali con gli afroamericani. Okay? Vabbè. Ora si pone la domanda di come mai gli afroamericani non stiano convergendo con i bianchi dal punto di vista socio-economico. Cioè c'è stata una convergenza che... diciamo è durata, diciamo, dagli anni 50, durante i diritti civili, eccetera, fino agli anni 80, e poi se tu guardi qualsiasi livello, qualsiasi indicatore socio-economico si è appiattito, cioè da 30-40 anni che non migliora più di tanto, cioè, 30 anni diciamo così, anche forse di più. No, è una domanda, perché, come mai? A me viene da dire che una gran parte della spiegazione sta nella spiegazione alla stessa spiegazione delle disuguaglianze in genere. Cioè c'è stata una convergenza, però poi quello che è successo con la globalizzazione, con la tecnologia, no? con il cambiamento tecnologico degli anni 80, 70, 80, eccetera, è aumentata la disuguaglianza, diciamo, non solo fra le razze, ma è diventata la disuguaglianza interna nei paesi occidentali, a beneficio dei poveracci dei paesi dell'est e così via. Questo è possibile che abbia bloccato lo sviluppo e la convergenza di idee, perché chiaramente partivano da situazione. Non ho visto un trend diverso, ma è vero che insomma, gli anni 70 e 80 non sono stati anni di grande 90 di grande emancipazione, no, appunto la minoranza nera, no, assolutamente no, non lo sono stato. Ah, si è bloccato dopo anni di grande globalizzazione. Beh, l'aumento delle disuguaglianze, diciamo, sì, come noi l'abbiamo visto, lo sappiamo, gli economisti hanno cominciato a vederla già nella seconda metà degli anni 70, 75-90, diciamo così, da 75 anni 80, così. Quello è il periodo dell'aumento delle disuguaglianze. Vabbè, insomma, chi lo sa. Comunque no, cioè uno può dire di disuguaglianze di genere invece si sono ridotte per un altro 10 anni ancora, poi si sono stabilizzate anche quelle da 10-15 anni ormai. Vabbè, stiamo parlando di tutto. Adesso stiamo parlando un po' di tutto. No, beh, il fatto vero è che siamo confusi anche noi, no? La testimonianza forse... Forse un'altra roba sui quali non eravamo d'accordo del tutto era sul razzismo, cioè anche perché forse è difficile da misurare quello. Cioè, chiaramente ci sono segnali dall'alto, no? Dall'alto, c'è chiaramente un presidente che... Sì, qui... Fuori, ma è anche secondario, cioè abbiamo avuto una discussione privata anche intensa, ma io ci vedo più razzismo come fattore in questa cosa. Sì. Ci vede di più la brutalità poliziesca. Non è che io neghi la brutalità poliziesca. La vedo e quindi so che c'è. Non credo che lui neghi il razzismo, lo vede, sa che c'è. Diciamo che io faccio 60-40 o 65-35, vedete un po' voi, e lui fa 35-65, ma insomma, a sto punto. Sì, come per risolverlo, sì. Come al solito, avremo bisogno di dati, i dati non ce li abbiamo, quindi ci teniamo. No, un po' di dati ci sono in realtà, sarà un po' che, cioè un po' è che faccio fatica a estrapolare da un evento abbastanza raro come questo, che, diciamo la verità, è un evento raro, cioè è un evento relativamente raro. Ecco, lì comincia la discussione. A me non sembra raro per niente. Allora,
Questo è stato chiaro nella sua folle ferratezza, freddezza, come è stato documentato sto filmato lunghissimo con gli altri tre poliziotti che guardano e ridacchiano, questo con le mani in tasca letteralmente che si bea, cioè proprio una roba, sadismo, ecco, questo è unico. Ma appunto lo SWAT team che sbaglia a casa, fa fuori la signora che non c'entra il cazzo, qui dice oh, scusate, ma intanto non abbiamo nessuno. Vabbè, comunque di allora io cioè, vogliamo tirare fuori dati. Possiamo vedere fuori i dati, ma di gente uccisa dalla polizia ce n'è circa un migliaio all'anno. Sì. 400 sono bianchi, proprio per verificare. Sì, sì. 400 sono bianchi, 200 sono neri e poi ce ne sono. Sì, solo che la probabilità di essere ammazzato dalla polizia sei nero è quasi tre volte e mezza quella di. Sì, va anche detto, completiamo il quadro, va anche detto che i neri sono responsabili di più di metà degli omicidi. Ha anche detto sì, che anche poi c'è la comunità nera, io poi la conosco bene, ed è paradossale perché io vivo vicino, ma letteralmente a 500 metri, mezzo più di mezzo chilometro, 500 metri è mezzo chilometro, ma insomma mi correggo, da uno dei ghetti afroamericani peggiori d'America, forse il peggiore, di percentuale di violenza per abitante, non è così grande come altri, in altre città, quello di Detroit è più grande, per dire, o a Chicago ci sono di più, St. Louis non è grande come Chicago, però in percentuale l'area che sta qui, a farla grande inizia proprio a un chilometro a nord di dove vivo io, e ho fatto anche l'antropologo in alcune occasioni, quando ho fatto il testimone per loro, che è andata anche bene, abbiamo anche vinto quella volta lì, sono andato anche a visitare, fa abbastanza impressione. Quindi queste sacche di povertà e violenza nero sono tremende. Ed è vero che all'interno di quelle sacche di povertà e violenza la gioventù nera ammazza se stessa. Sì, va anche aggiunto appunto sì, che la maggior parte degli omicidi di cui parlavo sono contro persone della stessa razza, certo. Quindi no, quindi c'è... Cosa volevo dire con questo? Che sì, quindi omicidi di episodi di violenza della polizia ce ne sono anche contro i bianchi, ce ne sono certo tanti, il rapporto della popolazione ce ne sono di più contro i neri, però è anche vero che i neri commettono più crimine, insomma. Che poi sia un fattore socio-economico eccetera, chi lo sa, sicuramente il fattore socio-economico conta molto. Ma no, sicuramente lo è, però non è, cioè, non è che cambia, quando uno ti spara, poi che la ragione socio-economica non è che cambia molto. Punto di fondo, sono d'accordo, cioè abbiamo una società che si è andata violentizzando anche culturalmente. Io continuo di essere l'opinione che media e televisione svolgono un ruolo veramente fondamentale in questo, e all'interno di questo generale crescita di violenza la domanda di sicurezza da una parte della popolazione maggioritaria ha dato alla polizia carta bianca. Questo ha creato una self-selection nel corpo di polizia, è fatto dove la percentuale di violenza, per me ci sono delle persone, per me una delle cose che mi ha impressionato in questi giorni è la quantità di poliziotti che si fanno i piccoli filmati mettendoci la faccia, il badge, il numero, dicendo io sto con i manifestanti, io sto, questa roba mi vergogno, eccetera eccetera. Sì. Però è tutto, il problema è sempre di percentuali, ricordate, ormai bianco e nero 0-1. Questa è cresciuta e all'interno di questa c'è la componente razzista che rinforza. Ovviamente, certo. Beh, un po' conferma di quello che dici, mi stavo guardando l'altro giorno un po' di risultati, c'era qualcuno su Twitter aveva messo un criminologo, diciamo un scienziato sociale, non so bene di che disciplina, comunque aveva detto io studio crimine, adesso vi elenco le cose che si sanno su come far funzionare meglio la polizia, su come ridurre la violenza della polizia, no? Perché c'è ricerca chiaramente nel campo da anni, no? E dico, una delle cose scontate di cui adesso si parla tanto sono le body cam, no? Cioè queste telecamere obbligatorie che molti poliziotti, molti dipartimenti di polizia usano, adesso a quanto pare non servono a granché, non riducono la violenza. Anche perché sono rotte tre quarti delle volte? Può darsi. Beh sì, mi ricordo una cosa divertentissima tempo fa che leggevo appunto su Yahoo, in cui la polizia di Chicago, che è appunto un'altra polizia notoria, credo che a un certo punto 35% delle pattuglie in servizio dichiaravano che non funzionava. Vabbè.
L'altra cosa che dicevano che non serviva era questo training, questo addestramento sull'implicit bias. Vabbè, adesso c'è questa cosa un po' va di moda nella letteratura della discriminazione, che pare che gran parte degli atteggiamenti discriminatori derivano da diciamo atteggiamenti che vengono dall'inconscio, che sono poco conscio, che se lo chiamano implicit bias. Cioè una, vabbè, sì, un bias di cui non sei consapevole. Sì, vabbè, esatto, però pare che non sia quello. Quello che serve invece, le cose che servono sembrano che ci sia meno pulizia, nel senso che, per esempio, ci sono degli studi su, invece di mandare, quando c'è un momento di crisi in cui c'è una persona un po' alterata, invece di mandare il poliziotto mandiamo un assistente sociale che sa parlare con una persona che ha dei problemi mentali. Ecco, in quei casi lì non solo c'è meno violenza, ma si risolvono le cose più facilmente. Altra cosa è dare regole chiare alla polizia su cosa può fare. Cioè, regole molto semplici per dire se c'è uno agitato, stai distante, non andarci vicino. Cioè, dare delle regole molto chiare che evitino l'escalation della violenza, no? Stagli distante, oppure avvertire prima di sparare, cioè, adesso non mi ricordo, c'è un elenco di regole un po', sempre che sono un po' stupide, che però siano molto efficaci nel ridurre episodi così, escalation di episodi di violenza. Insomma. Chiaramente tutta ricerca veramente, insomma, un po' insomma, non so quanto consenso ci sia, adesso, se abbia senso prenderla alla lettera così, però il messaggio che avevo colto da quello è che ci vuole meno polizia e più intervento sul territorio, intervento anche di esperti diversi, perché anche in questo caso qua, il tipo, cioè, non so se gli ascoltatori conoscono il caso di Floyd, ma il tipo a quanto pare aveva pagato con banconota falsa per comprare, non so, le sigarette, non mi ricordo cosa, ed era un po' mezzo ubriaco, e quindi tutto è partito da lì, dal fatto che il negoziante, il ragazzo del negozio, è andato a chiedergli i soldi mentre questo era in macchina. Questo era mezzo ubriaco, eccetera, c'era bisogno, aveva senso mandare la polizia, certo, cioè, chiaramente la prima cosa che uno fa manda la polizia, però nel momento in cui vedi che uno è alterato, eccetera, non è anche la prima volta che l'hanno tirato fuori dalla macchina si vede che era tranquillo, come la cosa sia degradata, degenerata in quello che è successo non è chiaro, però magari un intervento di persone con un altro addestramento, con un addestramento di tipo diverso da quello militare, un addestramento diverso delle persone che intervengono, da quello militare, militarizzato, violento, in cui hai 10 tipi di armi diverse, non c'è la pistola, c'è lo spray urticante e così via, insomma, è gente che no, insomma, è addestrata a usare quella roba e lo usa quando sente il bisogno di usarla. C'è poco da fare. Sì. Ci fermiamo qua? Sì. Aggiungere in questo nostro rambling forse non abbiamo. Però credo che sia una testimonianza sincera dei problemi che ci sono e del fatto che non è per niente ovvio, e c'è ovviamente sì, da preoccuparsi più che altro per il futuro. Adesso non è che qua ci sia che io mi senta minacciato o cose del genere, però mi rendo conto che il pattern, l'andamento negli ultimi anni va sempre peggio, i segnali di svolta, di inversione di tendenza, quei pochi che ci sono svaniscono rapidamente, ecco, mettiamola così. E poi ricominci. Sì, il crimine è diminuito negli ultimi 20 anni, cioè, da quando sono arrivato io il crimine è diminuito. Il crimine è diminuito enormemente, la violenza, però... gli omicidi violenti sono diminuiti enormemente, però, no? Cioè, però. Succedono sempre di più, queste degenerazioni, non so adesso rispetto a una volta, c'è anche il fatto che sono documentate più facilmente adesso questi eventi qua, Cioè, sì, certo. Sono d'accordo. C'è anche un elemento del fatto che abbiamo tutti, grazie a Dio, il cellulare in tasca, anche infatti in questo caso, e la gente filma e quindi documenta. Quindi, sì, i dati statistici infatti parlano di una diminuzione, anzi, devo dire, della violenza nelle città americane, diminuzione vertiginosa negli ultimi 15 anni rispetto ai livelli di 15 anni fa. No? Siamo diventati forse più sensibili, anche ragionevolmente, quindi reagiamo con più forza, la gente reagisce di più e lo rifiuta. Vabbè, poi però paradossalmente spunta la violenza dall'altra parte. Vabbè, il circolo vizioso è che io temo che tutto questo favorirà il signor Trump, esattamente come la propaganda
eccessiva democratica di terrorizzazione sul Covid, vedo profilarsi un novembre buio. Magari mi sbaglio, mi auguro di sbagliarmi. Sì, perché come contadino dell'Iowa non capisce perché deve stare in casa, capisce? È così, no? Sì, l'altra cosa da far capire, ecco, questo ovviamente molti che ci ascoltano lo sanno, sapete, tutto si deciderà in 4-5 stati, all'interno di 4-5 stati tutto si deciderà nelle zone meno urbane, quindi anche meno educate, di quegli stati. Quindi stiamo parlando all'interno di un popolo di 330-340 milioni di persone, dove quanti sono quelli che votano? 140, una roba del genere. Che partecipano, quelli col diritto di partecipare sono molti di più. Parliamo della capacità di queste cose di influenzare alla fine 10-20 milioni di elettori. No? Se io penso a Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, Florida, che è dove si farà la battaglia, e forse a sto punto Minnesota, che ritornerà, stiamo parlando di forse... interessante di vedere cosa succede. Sì. Quelli da muovere sono 10-12 milioni di persone, perché poi anche in questi stati ce n'è una fetta da un lato e dall'altro che non li muovi comunque, no? E dici, sì, anche meno. Anche meno immovibili, dici? No, anche meno da muovere, che si possono muovere. Sì, muovibili, usai. Swing voters. Swing voters, come vengono chiamati. Va bene, sì. Noi ci abbiamo provato a dire la nostra, forse anche per scaricare un po' di ansia. Mm. Ci sta anche quella. Sì. Buona giornata, buonanotte Andrea. Vuoi mettere in libreria che studia? Ciao.